Buonasera. Divulgatrice scientifica quinta dimensione su Rai 3, dottoressa. Partiamo dalla frase di Papa Bergoglio. Per quanto detta in un contesto informale, il chiacchiericcio è donna. E così la scienza ha studiato il fenomeno? Guardi, lo ha studiato tantissimo perché il pettegolezzo interessa sociologi, antropologi, anche persone che studiano l'evoluzione umana. Perché, anche se non ci piace dirlo, in realtà passiamo tantissimo tempo a fare pettegolezzo. Si calcola che oltre metà delle nostre conversazioni sia dedicata a parlare di terzi, in bene o male, ma sempre pettegolezzo è. E lo fa tutte le culture, in tutto il pianeta, sia gli uomini che le donne, anche se purtroppo devo ammettere che le donne dai calcoli sembrano farlo un po' di più. Se io voglio far capire a qualcuno che mi fido di lui, che voglio in qualche modo stringere il rapporto, condivido un'informazione che è più o meno segreta e questo aiuta a uh, unirci. Oppure qualcuno pensa che il pettegolezzo sia nato quando gli esseri umani hanno cominciato a formare società più grandi, perché a quel punto c'è stato il bisogno di capire di chi ci si poteva fidare e di chi no e si è cominciato a parlare gli uni degli altri. Allora, dottoressa.